ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e nel video di oggi torniamo a parlare di gente psicopatica con gravi problemi mentali che ha cercato qualsiasi maniera per avere la bellezza eterna. E non sto parlando del sottoscritto, ma sto parlando di una tipa che tra il 1700 e il 1800 ha utilizzato niente poco di meno che il sangue umano per cercare di combattere rughe, inestetismi e la vecchiaia. Raga, è tutto quanto vero, documentato e ci sono le prove. Ma partiamo dall'inizio. Chi è Madame Lalaurie? Molti di voi potrebbero notare delle similitudini con la sua storia con quella descritta da American Horror Story. Questo perché American Horror Story ha dedicato letteralmente una stagione a questo personaggio così macabro, così malvagio, una vera e propria serial killer in abiti da nobile donna. Madame Delphine McCarthy nasce nel lontano 1787 a New Orleans ed è la prima di 5 figli di Bethany Louise McCarthy e Mary John Lovell, che era conosciuta in città come la vedova Locompte e aveva sposato in seconde nozze il signor McCarthy. I due coniugi e in generale comunque la famiglia McCarthy era molto conosciuta a New Orleans, uno perché erano estremamente ricchi, due perché erano persone molto rispettabili della comunità. E il cugino di Delphine era stato anche sindaco della città tra il 1815 e il 1820. Lo zio invece era stato governatore della Louisiana, lo stato appunto dove si trova New Orleans, quindi non erano proprio gente qua qua qua, erano proprio dei personaggi famosi. E Delphine, essendo ereditiera della famiglia McCarthy, era un po' la Paris Hilton del 1800. Lei si dedicava a feste, a tè. Un po' come la madre, anche Delphine aveva avuto vari matrimoni nella sua vita. E l'ultimo era stato con un ufficiale spagnolo che però stranamente muore proprio 2 giorni dopo il matrimonio. Però fanno in tempo ad avere comunque una figlia. Ovviamente Delphine decide di risposarsi e questa volta è con un certo Jean Blanc, un noto banchiere ed avvocato, addirittura era anche un legislatore, con il quale avrà ben 4 figli. Ma qualche anno dopo anche il signor Blanc muore. E la nostra amica Delphine nel 1825 si risposa per la terza volta con il dottor Leonard Lalaurie, che era estremamente ricco. A questo punto Delphine si fa conoscere come Madame Lalaurie e continua ad essere una signora molto in vista e molto molto benestante per l'epoca. Siamo al 1830 e a New Orleans, ossia una colonia europea, era usanza purtroppo utilizzare schiavi neri, una barbaria che ha segnato la storia dell'America. E ovviamente Madame Lalaurie non si poteva tirare indietro in questa tradizione. Madame Lalaurie riempie con il marito la sua bellissima casa, un vero e proprio palazzo, al 1140 di Royal Street in New Orleans. E questo palazzo era pieno di stanze di lusso e ovviamente moltissima servitù. Le persone che conoscevano la famiglia Lalaurie descrivono molto precisamente come erano trattati gli schiavi all'interno di quella casa: malnutriti, tristi e continuamente seviziati. Però non si riusciva a capire cosa succedesse all'interno del palazzo di Royal Street. Iniziò quindi una piccola indagine tramite un avvocato che si prende a casa Lalaurie per fare un controllo e capire se effettivamente ci fosse qualcosa che non andava nelle condizioni di vita di quei servitori. Quello che ne salta fuori è molto molto interessante, perché quell'avvocato non si era presentato a casa Lalaurie così per caso, ma c'era stato un vero e proprio suicidio. Una delle schiave minorenni dei signori Lalaurie di 12 anni si era gettata dal palazzo. Pare che la ragazza stesse scappando dalle ire di Delphine, che la voleva in realtà punire per averle tirato i capelli e urtato degli oggetti mentre la spazzolava. Fatto era che a distanza di qualche giorno anche un altro uomo, schiavo della famiglia Lalaurie, aveva deciso di gettarsi dal palazzo, il secondo in una settimana. Questi incidenti ovviamente avevano suscitato il bisogno di avanzare delle indagini ed è infatti dopo qualche approfondimento che Marie Delphine viene condannata per crudeltà nei confronti di 9 schiavi e le conseguenze che subisce Madame Lalaurie sono inutilissime, perché 9 schiavi le vengono sottratti e lei è condannata a pagare una sorta di multa. Il fatto che lei fosse stata ricca le permette, uno, di pagare la multa senza alcun problema, e due, di ricomprarsi quei 9 schiavi e li riporta a casa sua, di nuovo all'inferno. Madame Lalaurie se li ricompra perché voleva nascondere quello che quegli schiavi avevano visto e subito. Dopo questo episodio particolare, Madame cambia atteggiamento
e durante le sue bellissime feste, estremamente eleganti, con i migliori invitati, con le persone più ricche di New Orleans, tratta i suoi schiavi in maniera cortese. È quasi fin troppo gentile. Nonostante tutto, però, l'aspetto di questi schiavi è perennemente triste, perennemente emaciato. Sembrano sempre sull'orlo di morire di stenti. Ma nessuno si fa più domande. E in fondo, Madame LaLaurie ha imparato la lezione. È il 1884. È da casa LaLaurie esce una grandissima colonna di fumo. La casa ha preso fuoco. Si sentono urla, si sentono schiamazzi e subito, improvvisamente, intervengono i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. E nel cercare di domare le fiamme, la prima cosa che trovano in cucina è la cuoca. Una donna di 70 anni incatenata alla stufa della cucina. La signora infatti stava cercando di togliersi la vita con il gas. Questo perché voleva evitare assolutamente una fine ben peggiore. In casa LaLaurie infatti c'era l'inferno. C'era una soffitta dove le persone venivano torturate fino alla morte. Madame LaLaurie la chiamava la stanza delle torture e tutti quanti gli schiavi sapevano che chi veniva portato nella stanza delle torture non faceva mai ritorno. E quindi la cuoca e gli altri schiavi preferivano togliersi la vita gettandosi dalle finestre e attraverso il gas della stufa piuttosto che andare a finire nella stanza delle torture. Quell'incendio fu la salvezza degli schiavi. Infatti riescono ad oltrepassare il confine tra i locali dedicati a loro e quelli dedicati ai bianchi e chiedono a gran voce di vedere cosa c'è nella soffitta. Madame LaLaurie cerca di bloccare gli schiavi, cerca di bloccare i curiosi. Nessuno però le crede e gli schiavi sfondano la porta e quello che si apre davanti è inquietante. La stanza delle torture era costituita da catene, fruste, le peggio armi da utilizzare contro le persone, corpi senza vita e sangue in tutta quanta la stanza. Dovete pensare che a un certo punto i testimoni oculari hanno cominciato a parlare di 7 persone appese per il collo, altre con le membra allungate e lacerate, altre con parti del corpo mutilate ed erano ancora in vita. C'erano degli uomini con la bocca riempita di escrementi e successivamente ricucita, altri con la pelle scorticata su cui erano stati fatti dei ricami a mano, qualcuno con gli occhi cavati dalle orbite e una donna le cui ossa erano state rotte e ricomposte per darle la forma di un granchio. Io vi giuro, sono senza parole perché il solo pensiero che queste persone abbiano subito queste torture mi dà il volta stomaco e so che molti di voi avranno difficoltà a seguire questo video, ma questa donna ha fatto veramente queste cose. Si scoprì che più di 100 schiavi erano stati torturati e avevano perso la vita alla stessa maniera. Non c'era una vera e propria spiegazione del perché lei facesse questa cosa. Fu in realtà i figli a provare a giustificare la madre dicendo che era convinta che il sangue fosse la fonte dell'eterna giovinezza. Utilizzava il sangue fresco degli schiavi come trattamenti cosmetici per ringiovanire, per fare dei bagni e per tentare di contrastare i segni della vecchiaia. Era convinta che il sangue avesse chissà quale proprietà magiche, si era convinta da sola e ogni volta che aveva bisogno di sangue fresco andava all'interno della sua stanza delle torture e dopo un po' di divertimento tagliava le vene a qualche schiavo e recuperava la sua crema da notte. C'è chi pensa che i suoi primi mariti siano stati uccisi nella stessa maniera da lei, però non ci sono effettivamente delle prove. E volete sapere la cosa più interessante? Dopo l'incendio di Madame LaLaurie si perde ogni traccia. C'è chi dice che sia scappata in Alabama, chi dice che sia andata in Europa, a Parigi. In tutto questo però gli investigatori e il giudice di New Orleans si presentano sul posto e interrogano il marito, il quale si rifiuta di dare risposta. Ovviamente le indagini vanno avanti, si trovano questi fantomatici 100 corpi senza vita, ma quello che più sconvolge è che lei non abbia mai pagato per i crimini commessi. La sua casa esiste ancora. Nel 2007 a quanto pare Nicolas Cage ha provato a comprarla per 3 milioni di dollari, in quanto la casa è piena zeppa di decorazioni, marmi, dipinti e ogni genere di meraviglia, ma non è riuscito a concludere l'acquisto. In ogni caso, Madame LaLaurie rimane una delle peggiori serial killer della storia rimaste impunite. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate di questo video. Quello che ha fatto questa donna è allucinante. Non vedo l'ora di leggere le vostre opinioni. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi giù un commento, mettete pollice su. Esce un nuovo video ogni martedì 15, ogni sabato alle 10:30, ogni tanto il giovedì, ma questo non sa bene nessuno. E vi mando un bacio grande grande e al mio prossimo video. Ciao!